Benvenuti e ben ritrovati a questa nuova edizione Milano del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli nel sommario. Caos in regione, gli assessori di Fratelli d'Italia disertano la seduta della giunta, colpa di una delibera sui finanziamenti per il prolungamento della M5 a Milano e scontro sulle competenze. Cominciati gli accertamenti irripetibili sui reperti sequestrati nella casa di Senago, dove in Pagnatello ha ucciso la fidanzata Giulia Tramontano sotto la lente, detersivi e sacchetti di plastica. Violento schianto in mattinata a Gaggiano tra un'auto e una moto. Il 17enne alla guida della moto è stato sbalzato sull'asfalto e trasportato in codice rosso al San Paolo. L'aggressione ad una ragazza in Porta Venezia continua a far discutere sul problema sicurezza. Dalla Lega alla Sardegna attacca il comune, il quartiere allo sbando, si intervenga contro la mala movida. È stata presentata a Milano con un flash mob la nuova edizione del Latin Festival Milano, pronto a ripartire il prossimo 30 giugno. Non è però mancata la protesta contro la mala burocrazia. Lo abbiamo sentito in apertura, iniziamo con la politica, con il terremoto in regione Lombardia tra gli assessori di Fratelli d'Italia che hanno disertato la seduta in giunta. Il motivo riguarda proprio una delibera sui finanziamenti per il prolungamento della M5 a Milano. Forse è presto per dire che si tratti di uno scontro aperto, ma i segnali che arrivano dai piani alti di Palazzo Lombardia non sono per niente incoraggianti. Un lunedì mattina complicato, quello appena trascorso in regione, con i rapporti tra Lega e Fratelli d'Italia che hanno fatto registrare un picco negativo, al punto che gli assessori del partito di Giorgia Meloni hanno deciso di disertare la riunione di giunta che era in agenda alle 11 del mattino. E qualcuno già parla di uno schiaffo al governatore Attilio Fontana. Al centro della vicenda ci sarebbero i fondi destinati al prolungamento della M5, la linea lilla della metropolitana milanese, fino a Monza, un'opera di cui si parla da anni e cui i lavori sono ormai iniziati da parecchio tempo. In origine la giunta avrebbe dovuto approvare una delibera che assegnava la competenza di questo finanziamento al solo assessorato alle infrastrutture, guidato dalla leghista Claudia Maria Terzi, e non invece al titolare dei trasporti, ossia Franco Lucente, esponente di Fratelli d'Italia. Parliamo, per intenderci, di un atto politico che può garantire grande visibilità, viste le decine e decine di milioni di euro in ballo, e Fratelli d'Italia, dopo il risultato delle ultime elezioni regionali che hanno sancito il nettissimo sorpasso sulla Lega, ha deciso di non accettare il mantenimento dello status quo preelettorale per quanto riguarda i pesi tra i partiti di maggioranza. Pur di evitare lo scontro, la questione era stata eliminata dall'ordine del giorno, azione però non sufficiente a placare gli animi, al punto che tutti gli assessori meloniani, compreso il vice governatore Marco Alparone e il capo delegazione Romano La Russa, hanno deciso ugualmente di non partecipare alla seduta, anche perché l'eliminazione del punto all'ordine del giorno non risolve, ma piuttosto rinvia, un problema che è più che altro algebrico. Nella scorsa legislatura Fratelli d'Italia pesava il 3% della maggioranza, oggi è arrivato al 22%, 10 punti in più rispetto alla Lega. Naturale dunque, quantomeno in termini di pragmatismo politico, che la pattuglia meloniana chieda maggior peso, ma lo stallo che si sta configurando rischia di far impantanare anche un'infrastruttura che tanto i milanesi quanto i monzesi attendono da anni. Torniamo ora sull'omicidio di Senago, perché sono iniziati questa mattina gli accertamenti irripetibili su alcuni reperti trovati appunto nell'abitazione, sequestrati nell'abitazione dove Alessandro Impagnatello la sera del 27 maggio scorso uccise la sua fidanzata Giulia Tramontano al 7° mese di gravidanza. Alessandro Impagnatiello, barman di 30 anni, che ha ucciso la ex compagna Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi, ha fatto tutto da solo? A questa domanda stanno cercando di rispondere i carabinieri della 7ª sezione investigazioni scientifiche, che in queste ore stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso su una decina di reperti recuperati dai militari nella casa di Senago, dove i due ragazzi convivevano. Gli investigatori, infatti, cercheranno sui reperti altre possibili
possibili impronte digitali. Sotto analisi sarebbero tutti oggetti che il trentenne avrebbe utilizzato per uccidere e per provare a sbarazzarsi del corpo della ragazza. In Pagnatiello avrebbe ucciso la compagna con almeno 37 coltellate, come confermerebbe l'autopsia, di cui due fatali al collo. Poi ha provato a dare fuoco al corpo nella vasca da bagno. Non riuscendoci, ha trascinato il cadavere per tre rampe di scale fino alla cantina e al box, dove avrebbe provato a darle fuoco una seconda volta. Infine ha deciso di avvolgere il corpo in alcuni sacchi e di nasconderlo tra le sterpaglie a mezzo chilometro di distanza dalla casa in cui è avvenuto l'omicidio. Iniziati in mattinata, gli esami degli esperti si stanno concentrando su un rotolo di pellicola trasparente e tre rotoli di sacchi di plastica per la spazzatura, ma anche su flaconi di ammoniaca, di candeggina, di detersivo e di disgorgante, sostanze di cui il trentenne si sarebbe servito per bruciare il corpo e per pulire le macchie di cenere nella vasca da bagno, tutte informazioni che avrebbe però cercato prima sul web. Sotto la massima osservazione ci sono anche una scatola di guanti in lattice aperta dal trentenne e tutti gli altri reperti trovati sul corpo della ragazza, come quattro pezzi di cellophane trasparente e nastro adesivo. Questi accertamenti dattiloscopici potrebbero essere fondamentali per cercare altre informazioni utili all'inchiesta. Manca da capire se ci sono stati possibili complici. In Pagnatiello al momento agli investigatori ha detto di aver fatto tutto da solo. Diversi sindaci dei comuni del sud Milano si mobilitano insieme ad associazioni e comitati per chiedere di mantenere nella sede attuale nel sud-ovest milanese l'ambulatorio di odontoiatria invece che di trasferirlo ad Arese, previsto per giovedì 22 giugno il primo presidio di protesta. I sindaci dei comuni del sud-ovest di Milano scendono in campo per cercare di salvare l'ambulatorio di odontoiatria che si trova nei locali della casa di comunità di Via dei Lavoratori a Corsico, un ambulatorio che lavora con i pazienti di tutti i comuni circostanti, ma per cui è previsto il trasferimento ad Arese. A dare l'allarme sono i sindaci dei comuni di Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago e Trezzano sul Naviglio, che manifesteranno giovedì insieme ad associazioni e cittadini per chiedere all'ASST Rodense di mantenere a Corsico l'ambulatorio di odontoiatria. Un servizio molto apprezzato e molto richiesto che si svolge all'ambulatorio di Via Lavoratori a Corsico. Lì quella struttura diventerà casa di comunità e quindi ASST ci ha comunicato che in pratica sarà chiusa e ci vorranno 2 anni per ristrutturarla. Nel frattempo la maggior parte dei servizi si sposterà in Via Marzabotto a Corsico, dove adesso c'è la guardia medica, mentre per i tre dentisti, per l'ambulatorio dentistico, non c'è spazio e quindi ci è stato comunicato che si sposterà ad Arese. I primi cittadini del sud Milano chiedono così a Regione Lombardia e a ASST Rodense di trovare in tempi brevi una soluzione per evitare un grave disservizio alla popolazione e ai dipendenti dell'azienda, come è stato chiaramente evidenziato anche in prefettura dagli stessi lavoratori. Voi capite che per il sud-ovest Milano andare ad Arese, anche per le fasce di pazienti che sono quelli più fragili, anziani, persone indigenti, bambini, andare ad Arese è praticamente impossibile. Quindi come sindaci all'unanimità del distretto Assago, Buccinasco, Trezzano, Cesano Boscone e Cusago ci siamo attivati e ci impegneremo per un'azione politica anche di piazza nei prossimi giorni. Torniamo ora sul problema della sicurezza a Milano, perché dopo l'ennesima aggressione ad una ragazza in Porta Venezia si riaccende la polemica da parte dell'opposizione. Dalla Lega infatti Silvia Sardone attacca il comune, il quartiere è allo sbando. Altra violenza sessuale a Milano. Vittima la notte tra sabato e domenica è stata una ragazza di 22 anni che è stata molestata e aggredita da un gruppo di giovani in centro a Milano. I fatti sono accaduti verso 1:30 in via Lazzaro Papi, nella zona di Porta Venezia, frequentata dalla Movida il sabato sera. La ragazza ha raccontato di essere stata prima colpita con una bottiglia di vetro da uno dei ragazzi del branco che ha mirato al volto. Fortunatamente la ragazza era in compagnia di un amico
amico e di sua sorella. Subito sono stati allertati i soccorsi. I paramedici hanno soccorso la 22enne sul posto prima di trasportarla al pronto soccorso del policlinico. La ragazza fortunatamente non è grave, ma dall'aggressione ha riportato una ferita al labbro. Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno sentito il racconto della giovane e si sono messi subito alla ricerca del gruppo di ragazzi. La giovane spiega che stava camminando con l'amico e sua sorella quando improvvisamente un ragazzo ha iniziato a toccarla nelle parti intime. L'uomo era in compagnia di un gruppo di uomini che si trovavano fuori da un bar. Subito è arrivata la stangata da parte della Lega al Comune di Milano, tornando a spada tratta sul tema delicato della sicurezza e della malamovida nel quartiere di Porta Venezia. Una ragazza con un labbro spaccato e i denti rotti, palpeggiata, insultata e picchiata da un branco di uomini in via Palazzi, nel pieno centro della malamovida di Porta Venezia. È l'ennesimo grave caso di delinquenza in questa zona e purtroppo un nuovo caso di violenza sulle donne, sempre più a rischio a Milano. È la dimostrazione che la gestione del quartiere da parte del comune fa acqua da tutte le parti. La mia solidarietà alla vittima e la speranza che le forze dell'ordine riescano a trovare al più presto gli aggressori della ragazza. Il sindaco Sala e la sua maggioranza comincino a prendere decisioni importanti per la sicurezza di Porta Venezia, che è un quartiere sempre più allo sbando, anziché pensare alle ZTL che di fatto renderebbero la zona ancora più fortino di delinquenza. Dopo il tragico episodio avvenuto all'Istituto Alessandrini di Abbiategrasso, dove uno studente il 20 maggio scorso ha accoltellato la sua professoressa, ora a parlare è proprio lei, Elisabetta Condò, 52enne insegnante di italiano e di storia, in risposta ad una serie di accuse diffuse dall'avvocato del ragazzo. Torna a parlare Elisabetta Condò, la docente dell'Alessandrini di Abbiategrasso, aggredita da un suo studente lo scorso 29 maggio. La docente è stata operata all'ospedale di Legnano ai tendini della mano destra e recupererà il pieno utilizzo dell'arto forse a partire dal mese di settembre. Ma nonostante sia uscita dall'ospedale il quarto giorno dopo l'intervento, il dolore al braccio è ancora intenso, ha ferite diverse da taglio sulla testa, inclusa anche una microfrattura cranica, e i colpi inferti vicino al collo per puro caso non hanno intercettato l'aorta, altrimenti non sarebbe più viva. Oggi, infatti, dice a una lettera a tutti i giornali: sono ancora ben lontana dal poter riprendere una vita normale, mi attende una lunga e dolorosa fisioterapia, oltre che un percorso di supporto psicologico, questo senza considerare il danno permanente che potrebbe conseguire a quanto accaduto. Alla docente dispiace sentir minimizzare dall'avvocato del ragazzo il dolore fisico che ancora prova, così come le è dispiaciuto non ricevere le scuse della famiglia che, a differenza di quanto dichiarato secondo la docente, invece sarebbero state possibili perché appunto i genitori conoscevano la mail istituzionale della Condò, così come la conoscevano tutte le altre famiglie e gli alunni che l'hanno usata per dimostrare la loro solidarietà alla persona oltre che alla scuola. Vorrei si lasciasse alle persone competenti la valutazione del ragazzo, dichiara Elisabetta Condò, così come del suo vissuto e delle sue azioni. Ho piena fiducia che chi di dovere saprà garantire il percorso di cui ha bisogno, lontano dalla risonanza mediatica e nel rispetto del dolore di tutti. In questo senso, la professoressa cita un elemento di discussione su cui in più di un'occasione ha avuto modo di confrontarsi con lo studente che l'ha poi aggredita, e cioè lo studio della sua materia, storia. Secondo la professoressa, il ragazzo studiava poco la materia perché si chiedeva per quale motivo dovesse farlo, visto che intendeva diventare un ingegnere e secondo lui la storia a questo scopo non serve. Ho cercato più volte di fargli capire che la scuola non serve a preparare a un mestiere, dice la professoressa. Molto meglio lo farebbe infatti l'apprendistato lavorativo. Spero che altre figure educative riusciranno in futuro, dove io e i miei colleghi non abbiamo potuto far breccia, è la conclusione amara della professoressa Elisabetta Condò.
Nuova udienza in Corte d'Appello per il ricorso della Procura a Milano sul cosiddetto caso Camici. La Procura si era opposta alla decisione dello scorso anno del giudice per l'udienza preliminare con cui era stato stabilito in un luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti del Presidente della Regione Attilio Fontana e di altri indagati. Il Presidente era accusato di frode in pubbliche forniture per la trasformazione da vendita a donazione di una partita di Camici proveniente dall'azienda del cognato durante l'emergenza Covid. Secondo la difesa di Fontana, il pubblico ministero ha costruito un film, il contrario storico di ciò che è avvenuto e il che fa capire l'incertezza e la ricerca del reato da parte dei PM. I legali del presidente hanno inoltre rivelato che in passato i PM avevano proposto a Fontana di patteggiare, ma il presidente aveva rifiutato. Cambiamo argomento. Il belvedere di Palazzo Lombardia porterà il nome di Silvio Berlusconi. Lo ha deciso la giunta regionale nella seduta di oggi. L'idea avanzata negli scorsi giorni da Attilio Fontana ha infatti registrato la massima condivisione degli assessori. Resta invece la polemica sull'aeroporto di Linate. Tramontata davanti alla fermezza del Comune di Milano l'ipotesi di una via intitolata a Silvio Berlusconi, i radar del centrodestra hanno iniziato a scandagliare i cieli in cerca di altre opzioni per onorare il leader di Forza Italia, scomparso lo scorso 12 giugno a 86 anni. E la prima alternativa a una via, un viale o una piazza ha subito fatto scattare il proverbiale polverone. L'idea di intitolare a Berlusconi l'aeroporto di Linate, suggestione lanciata dall'ex sindaco Gabriele Albertini, ha causato la levata di scudi in difesa di quello scalo che in realtà sarebbe già intitolato a Enrico Forlanini, pioniere dell'aviazione italiana di inizio Novecento. Ma politicamente l'occasione è ghiotta, al punto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini, ha fatto sapere di aver preso atto con grande interesse della proposta e di aver già chiesto all'Ente Nazionale Aviazione Civile quale sia l'iter per poterla realizzare. Un'idea che però il sindaco di Milano, Beppe Sala, fa fatica a digerire. A parte che Linate è già intitolata, quindi non è che possiamo togliere un'intitolazione e metterne un'altra. Però, come ampiamente prevedibile, questo tema è già diventato un tema politico, di posizionamento politico, non si va nel merito, è solo chi è a favore e chi è contro, si potrebbe dire prima che aprissero bocca, quindi si sa, e quindi un'altra occasione per dividere, non per unire. Ma se la battaglia politica su Linate è destinata a proseguire nel tempo, quella sul belvedere del 39esimo piano di Palazzo Lombardia si è già conclusa. Non che si sia trattato di una vera e propria battaglia in realtà. Nel corso di una seduta di giunta decisamente turbolenta, in cui gli assessori di Fratelli d'Italia non si sono presentati in segno di protesta per una questione relativa ai fondi per le nuove metropolitane, il governo regionale ha comunque fatto sapere di aver registrato la massima condivisione sulla proposta. Fontana ha quindi informato della decisione Paolo Berlusconi, che ha fatto sapere di gradire la scelta della regione e ha spiegato che informerà i figli del fondatore di Forza Italia, che saranno invitati alla cerimonia di intitolazione dello spazio che sovrasta la città. Una possibilità che però negli ambienti regionali dell'opposizione non piace certo granché. Io credo che luoghi di tutti, della collettività, luoghi istituzionali, debbano essere, diciamo, intitolati a persone che hanno unito o che uniscono. Silvio Berlusconi ha diviso molto. Accordo raggiunto tra Regione e sindacati per stabilizzare i precari della sanità che hanno lavorato durante l'emergenza Covid. Il provvedimento riguarda diverse categorie di personale, non soltanto quelle strettamente sanitario o sociosanitario, ma anche i tecnici e gli amministrativi. Il requisito è di aver lavorato almeno 18 mesi entro il 2024 e aver prestato servizio almeno 6 mesi tra il 2020 e il 2022. La stabilizzazione, ha dichiarato l'assessore al welfare Guido Bertolaso, permetterà di non disperdere le professionalità acquisite dal personale che ha prestato servizio durante l'emergenza Covid-19. Cambiamo argomento e torniamo sulla cronaca con un violento schianto in mattinata a Gaggiano, lungo via Milano, tra un'auto e una moto. Il 17enne alla guida della moto è stato sbalzato sull'asfalto. Le condizioni del giovane sono subito apparse molto gravi.
Un grave incidente è successo nella mattinata di lunedì in via Milano a Gaggiano intorno alle 8.30. A scontrarsi una moto e un'automobile. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 17 anni che è stato soccorso in codice rosso. Sul posto sono intervenuti anche un'altra ambulanza per soccorrere il conducente della vettura, oltre ai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso insieme ai vigili del fuoco. Il personale sanitario, dopo le prime cure portate sul posto, si è occupato di trasportare in ospedale in codice rosso il giovane. Al 17enne infatti è stato riscontrato un trauma al bacino, uno all'addome e uno a una gamba. Un altro incidente grave che segue a quello di pochi giorni fa e che ha avuto come protagonista il guidatore di un monopattino, un 26enne residente in zona che ha riportato numerosi traumi in diverse parti del corpo. Ai primi soccorritori le condizioni del giovane erano apparse già critiche, tanto che il 118 dovette chiedere l'intervento dell'elisoccorso. Poche settimane prima, invece, un motociclista di Corsico ha trovato la morte sulla strada che porta a Vigano, la frazione di Gaggiano. Il Centauro era stato travolto da un'auto proprio nel momento dell'immissione sulla strada principale di un incrocio. Al Pirellone oggi si è tornati a parlare degli alloggi popolari sfitti in Regione Lombardia. Secondo gli ultimi dati presentati dal Partito Democratico sarebbero più di 19.000, ma se non si cambia rotta nel 2027 arriveranno facilmente a 30.000. Chiarezza sui numeri e dialogo sulle possibili soluzioni. Il Partito Democratico regionale detta le condizioni per tornare a parlare di case popolari e in particolare del tema degli alloggi sfitti di proprietà di Aler Lombardia. Fino a tutto il 2021, spiegano i DEM, la regione ha sempre parlato di 15.500 appartamenti vuoti. Eppure, a leggere il programma regionale di sviluppo sostenibile, che sarà discusso a partire da martedì in Consiglio regionale, si scopre che nel 2022 su un totale di 97.300 alloggi Aler, quelli assegnati a nuclei familiari, sono circa 77.800. Dunque, a voler far di matematica, le case sfitte nel 2022 sarebbero già diventate 19.500, ben 4.000 in più rispetto al 2021. Una tendenza che, se confermata nei 5 anni di legislatura, porterà alla presenza in Lombardia di un'impressionante quota di quasi 30.000 alloggi sfitti nel 2027, sempre che la regione rispetti l'impegno di ristrutturarne entro quella data 10.000, altrimenti la cifra potrebbe anche salire. Ma io credo che da parte di Regione Lombardia, da parte della Giunta Fontana, ci sia un comportamento incredibile, perché siamo di fronte a una enormità, una voragine di case vuote di proprietà regionale, mentre ci sono migliaia di persone senza casa. E noi quindi denunciamo un immobilismo colpevole da parte della Giunta Fontana, che ha portato ad oggi ad avere almeno 19.000 case vuote e che ci può portare ad avere 30.000 alloggi vuoti in pochissimi anni, senza che ci sia alcun tipo di scelta adeguata, di reazione adeguata da parte di chi governa questo territorio. E quindi chiediamo che ci sia radicalmente subito un cambio di passo e ci sia anche molta più trasparenza, perché pensiamo che non si possano tenere migliaia di case senza persone con migliaia di persone senza casa e far finta di niente. Da qui le proposte che i DEM recapitano direttamente alla porta del governatore Attilio Fontana, ossia l'assegnazione ogni anno di 5.000 alloggi vuoti a giovani e giovani coppie e la produzione di nuovi alloggi popolari e di housing sociale. A livello normativo invece la richiesta è quella di una nuova legge regionale sui servizi abitativi che agevoli e semplifichi le assegnazioni. Un flash mob per presentare la nuova edizione del Milano Latin Festival è andato in scena all'Arco della Pace. L'evento di promozione della kermesse è però stata anche l'occasione per protestare contro la mala burocrazia. Mancano meno di 2 settimane all'apertura di quello che per i milanesi è l'evento dell'estate per antonomasia, il Milano Latin Festival, che dal 30 giugno al 29 luglio porterà ad assago nel parcheggio ATM di Viale Milano Fiori i migliori artisti del mondo latinoamericano. Porterà oltre che la cultura anche la musica, i balli, la cucina, i colori e le atmosfere tipiche del mondo latino. Il Milano Latin Festival ha presentato la sua edizione 2023, ma ha anche e soprattutto inscenato un flash
flash mob di protesta silenzioso per far capire a chi governa cosa sarebbe Milano senza il suo Festival Latino, sperando di sensibilizzare l'amministrazione comunale competente sul valore del loro progetto. Infatti quest'anno il festival durerà soltanto un mese anziché tre, come di consueto. Il problema che sembrerebbe ostacolare il festival è il rispetto della quiete pubblica, cosa su cui il comitato dell'organizzazione avrebbe da ridire. Quello che ci attanaglia adesso è che le organizzazioni, non tanto le organizzazioni ma le amministrazioni, e mi rivolgo special modo alle amministrazioni locali ma anche regionali, che mettano mano a questa situazione, perché ripeto, il problema non è solo dei lavoratori del festival ma è anche il lavoro di tanti operatori e di tante altre organizzazioni che vogliono svolgere i concerti e manifestazioni a Milano. Vogliamo stimolare le amministrazioni comunali e regionali affinché riescano a individuare un'area idonea non solo per noi ma anche per le altre organizzazioni, affinché i giovani possano godere della propria vita e della propria libertà, divertendosi in compagnia, potendo cenare in compagnia, potendo ascoltare un buon concerto in compagnia, e speriamo che si possa risolvere un problema. Chiudiamo così il nostro telegiornale, voi restate con noi perché tra poco c'è il meteo e a seguire l'edizione Pavia.